Rachele Manzotti era un produttore, secondo me, molto coraggioso e molto capace, che ha cominciato il cinema con il sottoscritto. Il primo film l'abbiamo fatto insieme, si chiamava L'uno di venire in tre con Renato Rossetto. Io ho fatto tante commedie, lui anche, e un certo giorno mi chiama e mi dice: guarda, io ho comprato i diritti di un libro che avevo notato in libreria, si chiama Sotto il vestito rosso, e questo film l'ho affidato a Michelangelo Antonioni. Però non riusciamo a uscirne, non si capisce. Film che non si riesce a fare. Ti interesserebbe? Io ho fatto solo commedie, con Abbando Tuono, con De Sica, Calà, quindi era completamente fuori dal registro di film che io avevo fatto. E io mi buttai con grande entusiasmo in questa avventura che sembrava completamente diversa dal cinema di commedia, quello che frequentavo, e avemmo l'idea di chiamare Franco Ferrini, che ci aiutò a fare una sceneggiatura. Il film è diventato un culto. E noi siamo qui a parlarne, però si dimentica sempre tutto. Allora io volevo ricordare brevemente Achille Manzotti, che è stato veramente molto importante per la mia carriera, non solo perché ha fatto il primo film, ma perché mi fece fare questa svolta. Il film fu un enorme successo e mi ricordo che lui portava Renato Bozzetto a vedere, che era il produttore di Bozzetto, al cinema per vedere che la gente, addirittura all'Ariston, chiuso nel cinema e che stava qui vicino. Chiamarono la polizia perché la gente aveva spaccato le vetrate per entrare. Quindi quella fu una... Stanotte a Milano ha perso la vita in un incidente stradale la modella Alexandra Larsson. Buongiorno, ispettore Malero. Una considerazione che facevamo con Enrico è che mentre allora il mondo della moda era identificato un po' con questi stilisti che stavano uscendo fuori, che erano dei grandissimi Versace, Armani, Dolce & Gabbana ancora non c'erano, c'era Ferré, Moschino, ce n'erano tantissimi che stavano emergendo, e il mondo della moda era identificato con questi stilisti, quindi era molto il Made in Italy che funzionava, e soprattutto con delle modelle che erano delle top. C'era Naomi Campbell, c'era Linda Evangelista, c'era la Schiffer, Anne Ferson, René Simons, Anne Carolat che non sfilava. Insomma, il mondo della moda si identificava con questi grandi stilisti e con questi volti meravigliosi che erano quasi più importanti dei vestiti che sfilavano. Oggi è cambiato invece perché il mondo si è globalizzato, per cui oggi è il mondo anche di H&M, il mondo di Zara. E le sfilate mi sembra che ormai non privilegiano la star modella, ma sono dei volti quasi anonimi che passano come delle specie di meteore, passando davanti a noi, e si privilegia di più il vestito. Allora, tutto questo non è raccontato nel film perché non era questo il nostro obiettivo, però evidentemente comunque mentre allora noi raccontavamo in fondo, dietro le quinte, dove c'era un sottobosco, che poi questa modella restava invischiata in una storia torbida di una roulette russa, non so se qualcuno se lo ricorda. Invece questa volta abbiamo fatto... Ferrini dice che sono tre storie, in realtà è la stessa storia. Abbiamo privilegiato il mondo di questo stilista, abbiamo cercato di raccontare questa famiglia. Ognuno potrà riconoscersi chi vuole come stilista, ma non ce n'è uno proprio di fantasia. E poi abbiamo raccontato questa parabola di due ragazze che vengono dalla Svezia e che passano attraverso quello che normalmente le modelle passano. E tutto questo è visto anche attraverso gli occhi di un giovane ispettore che viene dalla Sicilia, quindi quello che c'è più lontano da questo mondo della moda, che scopre attraverso questa indagine un mondo che non conosceva e poi scoprirà tutto quello che... Ti è provato schifo? Dobbiamo cercarne una bionda, occhi azzurri, scandinava, sensazionale. Ti farò arrivare al top. Stai attento. Mi dispiace per lei, ispettore, ma io ho un alibi. Fa piacere, però è inevitabile oggi se tu metti... Addirittura dicono che i gialli televisivi sono molto più belli del cinema, quindi è più bella la televisione, dicono in America, è più bella la televisione di quello che sta facendo il cinema, proprio come cinema.
Quindi sicuramente oggi quando uno dice prodotto televisivo bisognerebbe essere felici se si parla degli Stati Uniti. Forse qui la serialità italiana non è che mi faccia molto pessimi, anche se non la vedo, se non romanzo criminale, ci sono delle nuove tendenze, ma insomma la serialità come l'ha presentata su Rai 1, su un certo tipo, non è proprio quello che mi piace. Però la televisione in qualche maniera, anche se noi ne vediamo facendo lo zapping dei frammenti, comunque ti rimangono delle immagini, il modo di raccontare, e sicuramente il film ne sarà stato influenzato, anche in maniera inconscia, ma anche la scelta di prendere Francesco Montanari forse viene dalla televisione, da un successo televisivo che è un successo forse anche romano, di nicchia, di una televisione che non ha gli ascolti di Mediaset o della Rai, ma che comunque in qualche maniera influenza il cinema. Quindi la televisione a livelli alti influenza il cinema e sprona a farlo meglio. Del giallo, perché scrivere un giallo, realizzare un giallo vuol dire rivelare e nello stesso tempo nascondere, celare e mostrare, perché non si può dire la verità, non si può dire la storia segreta sin dall'inizio, a meno che, ecco, e qui viene fuori Hitchcock è il maestro del cinema della seduzione, del cinema che è affascinamento, cioè il pubblico davanti a un film di Hitchcock gli viene impedito praticamente di pensare, viene stupidito, viene sedotto, affascinato, ammaliato, come è il titolo del suo film Io ti salverò, che in inglese vuol dire appunto questo, spellbound, affascinato e ammaliato. E perciò è inevitabile, specialmente in un film sulla moda, non pensare a Hitchcock. Hitchcock però faceva una cosa completamente diversa. Lui non faceva il giallo in cui quello che gli inglesi chiamano who done it, cioè chi è stato, chi è l'assassino. Lui mostrava, cioè faceva un altro film di genere suspense. Non era importante capire chi era il colpevole lo si sapeva fin dall'inizio. Noi invece abbiamo rispettato la convenzione opposta, sia nel primo film che nel secondo, cioè di fare anche un giallo classico, cioè scoprire chi è l'assassino, chi è il colpevole. Nello stesso tempo vorrei sottolineare un'altra cosa, che è vero che Sotto il vestito niente, specialmente il secondo, rispetta tutte le convenzioni del genere, ancora più del primo, ma vorrei far sottolineare che tutto il dramma, tutto il motore del plot nasce da un tema molto realistico, da un tema molto sentito, da un tema che è civile, drammaticamente scottante, e cioè la possibilità per i gay di fare un'adozione. Volevo aggiungere una cosa, che probabilmente Milano in quel momento non si vergognava di se stessa, era una città sfrontata, era una città in cui, come nell'epoca del proibizionismo, oppure nei momenti della Parigi, del grande momento di Scott Fitzgerald, di Gertrude Stein, dei pittori, della musica, sentiva che era motore di qualcosa. Oggi Milano invece ha ritrovato quel suo lato un po' calvinista, per cui si vergogna, non vuole più mostrare, c'era, nasconde, perché quante volte che hanno alzato il coperchio su questa città è venuto fuori l'inferno, per cui adesso sta molto attenta e cerca di sviare un pochino da se stessa l'attenzione. Questa è la grande differenza, per cui anche in questo film inconsciamente lo abbiamo fatto, vuol dire, è un segreto di famiglia gelosamente nascosto, non portato fuori. La mia ultima sfilata. Ormai ho deciso.